Vi servono crediti? FIFA 15 Coins Mall, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yepa ragazzi, bentornati su Giovi HD Sport, benvenuti nel 26esimo episodio della serie Road to Glory. Purtroppo, come state sentendo dalla mia voce, non sto registrando in live. Solamente perché? Perché mi ero scordato di accendere il microfono e dopo la seconda partita l'ho acceso per l'appunto. Comunque, dopo la seconda partita ci sarò di nuovo in live. E dunque ragazzi, volevo chiedervi almeno 30 mi piace per vedere il prossimo episodio con la facecam. Vi anticipo subito che questo è stato un episodio particolare, perché nella prima partita incontriamo questa squadra fortissima in attacco e nella media nel resto della squadra, centrocampo e difesa. È stato un episodio particolare perché ora vediamo subito il primo gol. Il primo gol è di Giovinco con un colpo di testa, e già che segna Giovinco un colpo di testa, già qui c'è già un problemino. Poi ancora Giovinco riesce a rubar palla, a passarla per Ibarbo, e Ibarbo a segnarla al 22esimo minuto. Poi l'avversario quitta subito dopo proprio il secondo gol. È stata una prima partita veramente a mio favore, qui c'è da ammetterlo, però nella seconda partita sarà tutto il contrario. Seconda partita mi ha fatto veramente incazzare, meno male non ve la sto portando in live perché per l'appunto non ho acceso il microfono, perché ho menato tante di quelle bestemmie che sarebbe venuto giù un'intera palazzo, un intero grattacielo. Comunque questa è una BPL, una a quanto buggato, con Staric, Balotelli in attacco e Oscar trequartista, Walcott, Schurrle, Matic, Clichy, Mangala, Koscielny, Walker e De Gea in porta. Il primo gol è di Balotelli e già da qui ho iniziato a capire alcune cose. Comunque, primo gol di Balotelli, secondo gol è di Schurrle, tutti nel primo tempo, al 45esimo se non erro, molto molto bene. Quindi Balotelli segna di nuovo al volo, tirato io al volo prima di questa azione, non ha fatto gol. Poi al 90esimo c'è questo calcio d'angolo, boh, gol di testa di Sturridge, ha segnato al 45esimo e al 90esimo. Dunque ragazzi, ora si torna in live. Eccomi ragazzi, sono ritornato in live. Mi ero scordato come il coglione di accendere il microfono. Dunque, la prima parte non l'avete sentita in live, è stata una registrazione dopo. Meglio, perché nella partita che ho perso ho bestemmiato in una maniera assoluta. Quindi è stato meglio non ascoltarmi in live. Sono veramente amareggiato da quella sconfitta e spero di poter recuperare, si spera, perché comunque non mi è piaciuta come sconfitta, non mi è piaciuta affatto, e ora voglio rimediare, voglio comprare un giocatore, Pogba. Vediamo quanto costa Pogba. Vediamo Pogba. O Pogba o Vidal. Io sono propenso a Vidal, sì, esattamente. Vidal. Ragazzi, sono ancora deluso dalla sconfitta. Dai, acquistiamo un Vidal, acquistiamo questo. Sì, va bene, dai. Vendita terminata. Vabbè, prendiamo questo. Ok, andiamolo a mettere al posto di De Rossi. Ebbene ragazzi, mettiamolo al posto di De Rossi e ora andiamo con l'ultima partita di questo episodio. Squadra avversaria con 81 di valutazione, abbiamo un'altra Serie A con COC Tevez. Spicca subito quel COC Tevez. I turbi e Sharawi sulle fasce con i terzini, Colma e con difesa centrale, Leandro Castan, Chiellini davanti alla difesa, De Rossi in porta, Andanovic attaccanti, Ibarbo e Higuain. Tiro di Tevez! Che cazzo di gol però, dai! Ma non si può fare sti gol così a rinculo proprio di merda.
Palla per Ramos. Ramos, il tiro di Ramos, sì. E questa volta lo prendi dritto, dritto, dove non batte il sole, proprio nel punto centrale, dove non batte il sole. Proprio nel punto centrale, nel punto centrale. Va per El Shaarawy. El Shaarawy, il dribbling, il tiro di precisione! El Shaarawy, il pubblico è in festa! Gol pronto, super, mega, iper gol di Stefanino El Shaarawy! Rivediamo il replay, meritato il dribbling, il Ronaldo Chop, McGD Chop e gol di El Shaarawy. 2-1, meritato, meritatissimo. No, Ibarbo! Ma quanto cazzo è veloce questo Ibarbo di merda! Non ci credo che ha stoppato palla e si è messo a correre in maniera assoluta di merda! Finisce la partita, pareggio, immeritato! Immeritato! Gli è bastata un'azione di contropiede per fare un cazzo di gol. Allora ditemi se secondo voi questa è una cosa normale. Ditemi se secondo voi io devo tirare come un pazzo per poter fare due gol al mio avversario. Basterebbero tre tiri in porta per fargli due gol. Ora vi chiedo io una cosa, secondo voi in questi casi è il computer o siamo noi che non sappiamo segnare? O è il computer che non ci fa segnare? Perché qui mi sta venendo qualche dubbio, che qui potrebbe anche essere il computer che non ci fa segnare. 7 tiri in porta, 2 gol. 2 tiri in porta, 2 gol. Qui c'è qualcosa che non quadra. Non quadra proprio. Dunque ragazzi, su questo dubbio termina il video. Arriviamo almeno a 30 mi piace per il prossimo episodio in Facecam. E dunque ragazzi, qui è Giovi Sport, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao ragazzi.